La Voce 24 News. Golfo di Policastro, Salerno. L'assemblea tenutasi presso il DLF Sapri sabato 11 maggio ha eletto il nuovo direttivo. Golfo di Policastro, Salerno. Approda su Rai 3 la denuncia di una cittadina di Sapri. Un focus sul cattivo funzionamento del servizio sanitario pubblico. Salerno. L'ospedale di Mercato San Severino è ormai una eccellenza regionale. Campania. La spigolatrice di Sapri, nota poesia di Luigi Mercantini, diventa una canzone. Salerno. Si terrà mercoledì 15 maggio alle ore 10:30, presso la provincia di Salerno, la presentazione del Festival Nazionale di Scienze, Ambiente e Filosofia dell'Acqua, Stillafest. Montecorvino Rovella, Salerno. Si è tenuta la cerimonia di intitolazione di una strada a Marco Mattiucci, vigile del fuoco decorato con la medaglia d'oro al valor civile alla memoria. Calabria. Assegnato a Nicola Gratteri il premio Melagrana d'argento 2024 della BCC Mediocrati. Campania News. Golfo di Policastro, Salerno. L'assemblea tenutasi presso il DLF Sapri sabato 11 maggio ha eletto il nuovo direttivo. Presente, Armando Massimiani, dirigente del DLF nazionale che negli ultimi mesi ha svolto l'incarico di commissario ad acta. Due liste partecipanti, Rinascita del DLF di Sapri e Uniti per il DLF di Sapri, guidate rispettivamente da Vincenzo Ferraro e Vincenzo De Luca. L'assemblea ha scelto con maggioranza assoluta più di 60 persone. Il voto palese, modalità di votazione contestata dalla lista Uniti per il DLF di Sapri che si è astenuta dalla votazione presentando reclamo. Le votazioni hanno decretato i seguenti risultati. 64 voti per la lista Rinascita. Nessun voto per Uniti per i DELF di Sapri, in quanto i relativi sostenitori si sono tutti astenuti dal voto. 7 i consiglieri eletti, Vincenzo Ferraro, Angelo Carelli, Mario Fortunato, Bruno Morabito, Vincenzo Ferraioli, Giulio Bottino, Luciano Schirripa. Entro 10 giorni, Mario Fortunato, in qualità di consigliere più anziano, avrà il compito di convocare la prima seduta del consiglio direttivo per eleggere il presidente e il vicepresidente. Golfo di Policastro, Salerno. Approda sulle reti Rai la denuncia di una cittadina di Sapri che ha segnalato ritardi e disservizi del centro unico prenotazione per visite specialistiche presso la ASL di Salerno. Con una lettera circostanziata, Giuseppina Polito, 84 anni, tra le fondatrici nel Golfo di Policastro, dell'assistenza volontari ospedalieri stanca di attendere ore, giorni, mesi al telefono, ha preso carta e penna e ha scritto al presidente della regione Campania e al direttore sanitario dell'ospedale di Sapri. Nella missiva, con dovizia di particolari, elenca anomalie e disservizi talmente ripetuti da creare disagi e sconforto alla persona che si vede costretta a rivolgersi al privato, considerata l'inefficienza del comparto sanitario nazionale. La signora Polito non lancia solo una vibrata protesta, ma suggerisce anche la soluzione più idonea. Abolire il centro unico di prenotazione e ripristinare lo sportello di prenotazione visite specialistiche presso i singoli presidi sanitari. Ora del caso sollevato dalla signora Giuseppina si occuperà la rubrica Fuori TG martedì 14 maggio alle ore 12:25 su Rai 3, con un reportage di Eugenia Nante. Un focus sul cattivo funzionamento del servizio sanitario pubblico. Salerno. L'ospedale di Mercato San Severino è ormai un'eccellenza regionale. A dirlo il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, in occasione della presentazione della nuova TAC all'interno del reparto di radiologia del presidio fucito di Mercato San Severino. La TAC è dotata di una tecnologia di ultima generazione che consente, anche grazie all'ausilio dell'intelligenza artificiale, di ottenere immagini cliniche di qualità elevata e migliorare così la diagnosi soprattutto per patologie oncologiche, vascolari, pneumologiche ed urologiche, ha spiegato il governatore. La nuova tecnologia permette di ridurre al livello più basso possibile, fino all'80%, la dose di radiazioni al paziente, mantenendo lo stesso livello di efficacia nell'esame. Campania. La spigolatrice di Sapri, nota poesia di Luigi Mercantini, diventa una canzone.
A musicarla è un artista di Capri, Gino Federico. Lo racconta il sito Capri Post. L'ispirazione è arrivata ad inizio 2023 quando Gino ha soggiornato per un mese a Sapri. Un omaggio doveroso a una terra bellissima ricca di storia e cultura, racconta. La canzone, che celebra lo sbarco avvenuto a Sapri il 28 giugno 1857, è un valzer, cantato e suonato, con chitarra e basso da Gino Federico, insieme alla moglie Linda. Mentre arrangiamento e ottimizzazione sono a cura di Al Martino. Realizzato anche un video con immagini in bianco e nero che ricordano la vicenda storica. L'opera spiega è stata depositata in SIAE ed è stata donata a un'associazione culturale locale. Salerno. Si terrà mercoledì 15 maggio a partire dalle ore 10.30, presso la sala giunta della provincia di Salerno a Palazzo Sant'Agostino, la conferenza stampa di presentazione del Festival Nazionale di Scienze, Ambiente e Filosofia dell'Acqua, Stilla Fest, in programma il 7, 8 e 9 giugno con un'anteprima il 31 maggio presso le grotte di Pertosa Auletta. Un festival sul futuro del pianeta, nato nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, e che vedrà una full immersion culturale con convegni che ospiteranno relatori ed esperti di calibro internazionale, talk, didattica, lezio, performance musicali, mostre e visite guidate, organizzato dall'Associazione Culturale e di Promozione Stilla e che gode numerosi patrocini istituzionali. Alla conferenza stampa prenderanno parte il presidente della provincia di Salerno, Franco Alfieri, il consigliere provinciale con delega al turismo, Pasquale Sorrentino, il presidente dell'associazione Stilla, Gian Domenico Maria Scelzo, esperti e sindaci. Monte Corvino Rovella, Salerno. Si è tenuta la cerimonia di intitolazione di una strada del comune di Monte Corvino Rovella a Marco Mattiucci, vigile del fuoco decorato con la medaglia d'oro al valor civile alla memoria. L'intitolazione è stata voluta per ringraziare la gente dell'eroismo dimostrato durante l'alluvione di Sarno del 5 maggio 1998, quando si distinse per il coraggio e l'abnegazione nel salvare vite umane al costo della sua stessa vita. L'evento ha visto la presenza delle autorità civili e militari del territorio, oltre ai colleghi del Corpo dei Vigili del Fuoco. Questo riconoscimento perpetua la memoria di un uomo che, con indomabile spirito di servizio, si è immolato per salvare vite umane, dimostrando un'incredibile tenacia e un altissimo senso del dovere. Calabria News. Calabria. Assegnato a Nicola Gratteri il premio Melagrana d'Argento 2024 della BCC Mediocrati. Il CDA della banca ha deciso di attribuire il premio al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, dottor Nicola Gratteri. Questa la motivazione, letta dal presidente Nicola Paldino. Il dottor Gratteri è impegnato da decenni nella lotta senza quartiere alla 'ndrangheta e alla criminalità organizzata. Calabrese di Gerace, ha fatto della sua professione una scelta di vita che offre a tutti i calabresi nel mondo come esempio di rettitudine ed onestà. Ha viaggiato molto, in Italia e all'estero, senza sosta, pur di far trionfare la giustizia. Autore di numerose pubblicazioni, è brillantemente e instancabilmente impegnato anche nel campo della comunicazione e divulgazione. Tantissimi giovani e meno giovani ne seguono le riflessioni, leggendone i libri, ascoltandone le conferenze, seguendolo nelle interviste televisive. Con il ringraziamento dei tantissimi calabresi onesti, assegniamo la Melagrana d'Argento al dottor Gratteri per l'alto valore del suo impegno e per il profondo significato che il suo esempio comunica alle giovani generazioni di calabresi che, in lui, vedono un modello in carne ed ossa di moralità, preparazione, incorruttibilità. Il suo impegno nella diffusione di un modello positivo è diventato un encomiabile esempio da indicare all'Italia e al mondo della testardaggine calabrese. La voce del meridione, una voce libera, informazione libera, che dà voce al territorio e alla gente. Seguici e iscriviti al nostro canale YouTube, resta sempre informato.